Satchipudra Patasu Rupam Tastagraja Muri Puri Maturi Ustuarati Radha Kunda O Radhika Madhvasam Raptoyasa Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Kurave Gaura Chandraya Radhikaya Thiraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Lila Maya Vikrahaya Hema Padyabhyat Chavi Sundraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Mohan Bhaktavinoda Mahasamurali Manoara Radhikara Sikhamam Kripanidhe Supriya Chana Kim Kurim Kuru Tavai Vasmi Tavai Vasmi Najivami Tayavina Tivinyaya Devitam Namam First of all, I offer my Sastanga Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramarada Tama Guru Pada Padma, Nitilila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotarasutasi Rupanurajarivarna, Sila Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio cuore migliaia di volte come fiori al mio maestro spirituale divino, il mio supremamente degno di adorazione, Srila Nityalila Pravishta Om Vishnupada Stotara Satashvi Rupanuga Charyavarya Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, after my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Prabhupada. Dopodiché offro i miei omaggi al guru del mio guru, a Srila Prabhupada e a tutta la nostra Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally I offer my pranam to the Vaishnavas and Vaishnavas. Poi offro i miei omaggi a tutti voi Vaishnava e Vaishnava. By the costas must have Sri Gauranga, we have been hearing
the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu to Srila Sanatana Goswami. Per la misericordia senza causa di Guru Gauranga abbiamo sentito, abbiamo ascoltato le istruzioni date da Srila Chaitanya Mahaprabhu a Srila Sanatana Goswami Pada. So you can park your body and mind here and by soul come with me onto the bank of the Ganges at Manipalikara Ghat in Varanasi. Quindi potete parcheggiare il vostro corpo e la vostra mente qui e con la vostra anima venite con me sulle rive del Gange a Manikarnikara Ghat, al luogo sacro di Varanasi. Sri Chaitanya Mahaprabhu was explaining, describing to Srila Rupa Goswami about the beauty of Sri Krishna. Srila Chaitanya Mahaprabhu descriveva la bellezza di Sri Krishna a Srila Sanatana Goswami. And how the ladies of Mathura, they were saying, Gopyasta Paki Macharanitma Yadamusha Rupa Lavanya Saram Asamordam Ananya Siddham. What austerities did the gopis perform to constantly drink through their eyes the ever fresh beauty of Krishna? E le donne di Mathura dissero questo verso nello Srimad Bhagavatam. Quali austerità hanno fatto le gopi di Vrindavana per bere costantemente la bellezza di Sri Krishna attraverso i loro occhi? So, after glorifying with the greatest honor in the mood of the ladies of Mathura, glorifying the love of the Braj Gopis, then that love of Braj Gopis began to appear in the heart of Chaitanya Mahaprabhu and it began to overflow and he began to describe that to Sanatana Goswami. E dopo aver glorificato con grande adorazione l'amore delle gopi di Vrindavana e con grande rispetto questo amore che le gopi di Vrindavana hanno nel loro cuore, questo amore spirituale per Dio è disceso all'interno del cuore di Srila Chaitanya Mahaprabhu e lui iniziò a raccontare la sua estasi. So Mahaprabhu is saying karma tap yoga jnano vidhi bhakti jap dhyano iya hoite madhurya dulavo kevala je raga marge bhaje krishna anurage tare krishna madhurya sula. The sweetness of Krishna, which is only manifested in Vrindavan and experienced by Brajagopis to the fullest extent, that cannot be attained by karma, following rules and regulations of religion. La bellezza di Krishna, che viene sperimentata dalle gopi di Vrindavana nella sua estensione completa, quella bellezza non si può arrivare a essa, non si può realizzarla seguendo tutto il karma, ovvero tutte le attività, attraverso le attività pie e seguendo seguendo i principi religiosi di questo mondo. It cannot be attained by tapa, performing hard austerities. Questa bellezza di Dio non può essere ottenuta neanche facendo tapa, profonda austerità. It cannot be attained by yoga sadhana, practicing pranayama and withdrawing the senses from the external world. E non può essere ottenuto neanche attraverso lo yoga sadhana, ovvero facendo il pranayama e distaccando i sensi dal mondo esterno. It cannot be attained by jnana, following the path of cultivation of philosophical knowledge and detachment and discrimination. E neanche attraverso il cammino del jnana, ovvero coltivare la conoscenza filosofica, la speculazione intellettuale e la discriminazione. Oh, and now look, Mahaprabhu saying, vidhi bhakti, you cannot attain that mood of love that gopis have, by which they relish Krishna's sweetness by following even the rules and regulations of bhakti yoga. E quel tipo di amore spirituale che hanno le gopi per Krishna, quel tipo di amore spirituale che hanno le gopi del Krishna, attraverso il quale loro realizzano la sua bellezza spirituale nella sua estensione maggiore, neanche lo puoi ottenere seguendo le regole del Bhakti Yoga. Someone may say, I'm following Vaidhi Bhakti very strictly. Qualcuno potrebbe dire, io seguo il cammino della Bhakti in maniera molto rigida.
I perform arti every morning at exactly 4:30. Io ogni mattina alle 4:30 faccio il mangala arti. And I remember my Gayatri mantras 3 times a day, exactly in the 3 sandhyas. E io canto il mio Gayatri 3 volte al giorno esattamente nel momento, nelle 3 parti della giornata in cui bisogna. And then also chanting 64 rounds around the Japa Mala every day. E anche canto 64 giri ogni giorno. And doing puja of Radha and Krishna. E faccio il puja, l'adorazione di Radha e Krishna all'altare. With all the correct paraphernalia and mudras also. Con tutta la paraphernalia corretta e anche facendo i mudra. So, such love cannot be attained even by following all the rules and regulations of Vaidhi Bhakti. E questo tipo di amore spirituale in realtà però non può essere ottenuto neanche seguendo tutte le regole della Vaidhi Bhakti. Mahaprabhu saying karma tapa yoga dhyan vidhi bhakti japa dhyan, it cannot be attained by chanting so much japa. Non può essere ottenuto neanche cantando tantissimo japa. It cannot be attained by dhyan meditation. E non può essere ottenuto neanche da dhyan la meditazione. Then what is left? E allora cosa rimane? Kevala jai raga marge bhaji krishna anurage tari krishna madhurya sulab. The sweetness of Krishna is easy to attain for those who follow raga marg, the path of spontaneous bhakti. La dolcezza di Krishna è facilmente ottenuta da coloro che seguono raga nuga marg, ovvero il cammino della bhakti, la devozione spontanea. And they serve Krishna not because the rules say you have to do this, this and this. E servono Krishna non perché ci sono delle regole che io devo fare. But with anurag, that means utkanta, a great eagerness, a thirst. Ma invece loro lo servono con anurag, una grande sete e bramosia di servirlo. So those who in raga marg, they follow all the rules. Coloro che sono nel raga marg, in questo cammino della bhakti spontaneo, anche loro seguono tutte le regole. There are some things that they neglect which are unfavorable for raga nuga bhakti, but most of the rules they follow. Alcune di queste regole non ci fanno attenzione perché non sono favorevoli per il cammino della raga nuga bhakti, però la maggior parte delle regole e regolamenti li seguono. But the difference is this, that they are not, their activities are not initiated by or inaugurated by the force of their intelligence or the injunctions of scripture. Ma la differenza invece è questa, che loro questa attività della bhakti non la fanno perché sono spinti da una speculazione logica oppure dall'intelletto che si dice io dovrei fare così oppure dalle ingiunzioni vediche. But rather by associating with the Braj Rasik Vaishnavas, very advanced Vaishnavas, and hearing from them, they get a glimpse, a spurti, of the beauty of Krishna and his associates in them. Piuttosto loro servendo i devoti più avanzati, ascoltando da loro, piano piano si purificano e ottengono una spurti, una visione della bellezza di Krishna, e questa bellissima visione li spinge nella bhakti. And seeing the love of Braj Gopis for Krishna in there, by the mercy of that association. E grazie alla misericordia di quell'associazione con una persona santa, quando questa persona realizza Krishna, realizza anche i suoi associati. Then the rays of that those gopis love starts to shine in the spatikamani, in the crystal of their heart. E poi nel meditare su uno degli associati eterni di Krishna, i raggi dell'amore che questo associato eterno prova per Krishna, questo tipo di amore discende anche nel suo cuore. Like moonbeams making a crystal sparkle. Così come i raggi della luna fanno brillare un cristallo. And they feel joy. E questi devoti provano gioia. And when the devotee is without even thinking, without calculating, just engaged in hearing and chanting and remembering about Krishna, inspired by that joy and wanting to follow in the footsteps of that associate, then that is called the raga marg. E quando il canto, l'ascolto, il ricordo di Krishna e tutte le altre attività devozionali non sono istigate dall'intelletto o da un'ingiunzione dei Veda, io devo fare questo, ma piuttosto sono istigati da uno spontaneo attrazione per Krishna e la felicità che questa persona ha grazie all'amore di quell'associato eterno che è disceso nel suo cuore, a quel punto si chiama Raga Nuga Bhakti. That is the path of spontaneous devotion. Che è il cammino della devozione spontanea.
When people think about devotion, they think about surrender. Quando le persone pensano alla devozione, loro pensano alla resa a Dio. But someone has more devotion if they've given up more things for the sake of God. Qualcuno ha più devozione se hanno abbandonato più cose per Dio. So how much can you give up? Ma quante cose possiamo abbandonare? You can give up all your career, your family members, your money, whatever it is. Puoi abbandonare la tua carriera, i tuoi membri della tua famiglia o qualsiasi cosa sia. You can even give up your life. Potresti addirittura abbandonare la tua vita. And become a martyr. E diventare un martire. But then what? Però poi cosa? This is all negative things. Queste sono solo cose negative. Only letting go and giving up things, though it may be the detachment is a side effect of bhakti, but it is not the swarup, the very nature of devotion itself. Abbandonare le cose, ovvero il distacco, è un effetto laterale della devozione, però non è la propria natura grazie alla quale possiamo definire la devozione. So once you are fully surrendered and given up everything, then now what will you do? Perché una volta che, se noi parliamo solo di questo, una volta che hai reso tutto quanto quello che hai, poi che fai? That positive, supernatural, transcendental emotion is with the Krishna's associates, it is not with us. We cannot express it. Quella emozione di devozione, di amore puro per Dio, incondizionato, che è spirituale, è un'emozione trascendentale, è con gli associati di Krishna, ovvero le persone che vivono con Dio nel mondo spirituale, ma non è una cosa che appartiene a noi. We cannot imitate it, we cannot imagine it. Noi non possiamo imitare questa emozione, non possiamo neanche concepirla o immaginarla. Only if a person has by the mercy of Brajrasik Vaishnavas a hearing, some realization of their love, and those eternal associates will bless us, and their mood will begin to reflect in our heart, then we can start to move in that direction. Solamente se una persona serve una persona santa e riceve la sua misericordia, riceve la sua benedizione, associandosi con lui, ascoltando da lui, poi un raggio del tipo di amore che ha quella persona santa per Dio può discendere nel tuo cuore. So the Raganuga Bhakti is Kripaikalabhya. It is attained only by mercy. Quindi la bhakti spontanea, Raganuga Bhakti, può essere ottenuta solamente attraverso questa misericordia. That's why in the Vallabha Sampradaya Raganuga Bhakti is called Pushtimark, the path of nourishment. Per questo nella Vallabha Sampradaya la Raganuga Bhakti viene chiamata Pushtimark, ovvero il cammino del nutrimento. When a baby is born, they cannot nourish themselves. Quando un neonato è appena nato, non può nutrire se stesso. They have to be nourished by someone else, namely their mother. Loro devono essere nutriti da qualcun altro, come ad esempio la madre. So in the same way, we can try to surrender, we can try to be sincere and relinquish our attachments, but to actually experience this supernatural love, it requires grace, pushti, nourishment, mercy descending from above. Allo stesso modo noi possiamo praticare la resa, il distacco, possiamo abbandonare tutto quello che abbiamo, però per ottenere questo tipo di amore trascendentale bisogna ricevere una grazia, bisogna essere nutriti di questo amore spirituale. And that mercy will only come from those saints who have that mercy. E questa misericordia può venire solamente da quei santi che hanno questa misericordia, ovvero quelli che hanno questo tipo di amore trascendentale. In the next chapter map we'll explain the path of bhakti. Nel capitolo dopo Srila Chaitanya Mahaprabhu spiega il cammino della bhakti in pratica. Right now, just to indirectly describe the supernatural nature of this praying is the same. No amount of attachment, no amount of detachment or austerities or your own meditation or your own strength or skill or anything can conjure up even one atom of this love. Però adesso per introdurre la natura spirituale di questo amore per Dio, Srila Chaitanya Mahaprabhu descrive come è impossibile ottenere questo tipo di amore semplicemente attraverso il distacco o attraverso qualsiasi abilità che noi possiamo avere in questo mondo. We have never heard or even imagined that such a love exists. Noi non abbiamo mai sentito e non abbiamo la capacità di immaginare che un simile amore esista. But Srimad Bhagavatam and here Chaitanya Mahaprabhu is revealing it. Però Srimad Bhagavatam, la scrittura sacra e Chaitanya Mahaprabhu lo rivelano a noi. This love is nitya siddha, eternally perfect. Questo amore è nitya siddha, eternamente perfetto. And exists only in Sri Krishna's eternal gopis.
e esiste solo nelle gopi eterne di Sri Krishna. Now Mahaprabhu is giving us a glimpse of the nature of this supernatural love. Adesso Mahaprabhu ci fa dare un'occhiata nella natura di questo amore supernaturale. He said, both the gopis and Krishna are perfect and complete. Entrambi le gopi e Krishna sono perfetti e completi. And the love of Braj gopis is called prema darpana. That means the mirror of love. It is like a mirror. E l'amore delle Vrajagopi, delle gopi di Vrindavana, viene chiamato prema darpana, ovvero è come uno specchio dell'amore. So, if you come in front of a mirror and you look, your reflection is exactly like yourself. Se tu vai di fronte a uno specchio e guardi, la tua riflessione nello specchio è esattamente come te. But the love of Vrajagopis is so bright and always increasing. Ma l'amore delle gopi è molto luminoso e incrementa ogni istante. So when they see Krishna in the mirror of the love in their heart, Krishna's beauty is increasing at every moment. Quindi quando loro vedono Krishna nello specchio del loro cuore e lo vedono con gli occhi del loro amore, la bellezza di Krishna sale costantemente a ogni istante. And so he looks more and more sweet at each moment. E quindi lui appare più e più dolce a ogni momento. Because their prema is increasing. Perché il loro amore per lui cresce sempre. On the other side, when Krishna's sweetness experiences the love of Braj gopis, he becomes more sweet. Allo stesso tempo, quando Krishna, che lui è molto dolce, fa esperienza dell'amore che le gopi provano per lui, lui diventa ancora più dolce. So, when gopis experience Krishna's sweetness, their prema goes up, and when Krishna experiences the gopis' love, his sweetness goes up, and then when they see his new sweetness, then their love goes up, and then his sweetness goes up, and so there's a competition like this, and neither one can accept defeat. It's increasing at every moment. Quindi quando le gopi vedono la dolcezza di Krishna, il loro amore sale. E quando Krishna vede l'amore che le gopi hanno per lui, la sua dolcezza incrementa. E quando le gopi vedono la nuova dolcezza di Krishna che è incrementata, il loro amore per lui incrementa. E c'è così una competizione che non ha mai una fine, perché nessuno dei due accetta sconfitta. So, Chaitanya Mahaprabhu, he said that Krishna is so beautiful and their love is so intense, always increasing, that they don't want to miss one second of Krishna's increasing beauty. E Chaitanya Mahaprabhu disse che not one episode, no, not one second of the episode. E Chaitanya Mahaprabhu disse che Krishna è così dolce che le gopi non vogliono perdere neanche un istante della loro dolcezza, e quindi il loro amore cresce sempre a dismisura. And because of that, their love makes them criticize Lord Brahma for creating islands. E per questo il loro amore le fa criticare il signore Brahma per aver creato le palpebre. Because if you are trying to look at Krishna and your eyelids blink, then you miss some moment of the episode of his increasing beauty, and it's very frustrating. Perché se voi state guardando, se le gopi guardano la dolcezza di Krishna e la stanno assaporando e le palpebre si chiudono per un istante, hanno perso un istante del come incrementa la sua dolcezza, e questo è molto frustrante per loro. You see, there's no comparison. You can give up all your money, you can give up all your life, but you still not have a love which is so intense that you can't tolerate your eyelids blinking. It's not going to happen, people. Quindi, vedete, voi potete anche distaccarvi, rinunciare a tutto quello che avete, potete anche abbandonare la vostra vita per Dio, però non avrete, non, è impossibile che otteniate un tale amore che sia così forte che non riuscite più a tollerare il chiudersi delle vostre palpebre per un istante. Non è possibile. So give up trying to think that you can generate some loving emotion for God. No. Quindi dovete abbandonare l'idea che noi possiamo generare artificialmente qualche amore per Dio. Non è possibile. We're speaking about something far, far beyond the human realm of emotions. Noi parliamo di qualcosa che è molto al di là dell'insieme delle emozioni che è possibile trovare dalle persone umane. Not even of sattva guna, it is vishuddha sattva.
pure transcendental existence and Nityasiddha, eternally perfect. Perché questa emozione non viene neanche dalla virtù, ma viene da Vishuddha Sattva, ovvero dall'energia spirituale trascendentale eternamente perfetta. So Chaitanya Mahaprabhu now, remembering this in his ecstasy, he a verse of Srimad Bhagavatam appeared from his lotus mouth. E Chaitanya Mahaprabhu, ricordando questo in estasi, un verso dello Srimad Bhagavatam apparve sulla sua bocca di loto. And this is the verse. Questo è il verso. Yasyananam makara kundala charukana vrajakapola subhakam savilasahasam nityotsavam natatripudrishipipi bantyo naryo narascha mudita chupitani nascha. From the ninth canto. Che viene dal nono canto dello Srimad Bhagavatam. Shukadeva Goswami is saying Naryo narascha, that means Nari, Naryo, he means women. And Naras means, so that female, and Nara is man. Naryo, questo è parlato da Srila Sukadeva Goswami, dice Naryo narascha, che significa un uomo e una donna. So, but to be specific here, Naryo refers to the young beautiful gopis of Vrindavan, not all the women, not Madhya Shoda and others, only the young gopis in Madurasa. Però Naryo qui non si riferisce a tutte le donne, ma si riferisce specialmente, si riferisce solo a quelle donne che hanno una relazione romantica con Krishna. And Narascha, the male persons, it does not refer to all male persons, only to Krishna's very, not all the coward boys, but the very intimate coward boys who help him. They're like secret messengers who help him to meet secretly with Radharani and other gopis. They are called the Priyanarma Sakhas, like Subal, Madhumangal, Ujjwal. E quindi Naryo si riferisce solo alle gopi e Narash non si riferisce a tutti i pastorelli, ma solamente a quei pastorelli, quegli amici di Krishna estremamente intimi che a volte fanno da messaggeri tra lui e le gopi come Madhumangal, Subal, Ujjwal. So Drishibi Pibantyo, just like in the other words, Drishibi Pibanti. They are drinking through their eyes the beauty of Sri Krishna's face. E quegli amici sono chiamati Priyanarmasaka. E qui dice che qui le gopi di Vrindavana bevono la dolcezza di Krishna attraverso i loro occhi. Which is a Nityotsavam, that means Nityotsav. It's like a daily festival. Ed è un Nityotsava, come un festival quotidiano. And Natatripu, and they can never be satisfied. When they see, they want to see more. E loro non possono essere mai soddisfatte. Quando vedono, vogliono vedere di più. So, yasyananam makarakundra charukana means yasyananam, the face of whom, that is Krishna. Quindi, yasyananam significa il volto suo, quindi Krishna. It has makarakundra, that means earrings which are shaped like a makara. A makara is one legendary sea creature, a little bit like a shark or a crocodile. E Krishna indossa degli orecchini che hanno una forma come il makara. Il makara sarebbe un leggendario, un pesce leggendario che assomiglia un pochettino a uno squalo. So his earrings are makara kunda, long like a shark, and he moves around like this, and his earrings are swinging. Quindi i suoi orecchini sono lunghi come la forma di uno squalo e quando lui si muove loro pure si muovono. And the earrings are hanging from charukarna. Charu means beautiful karna ears. E questi orecchini dondolano sulle sue charukarna, ovvero bellissime orecchie. So makara kundala charukarna doesn't say the beautiful earrings are on the ears. It says the earrings are on the beautiful ears. Because Bhushana Bhushanangam, the earrings are not decorating his ears. His ears are so beautiful, they make the earrings look more beautiful. Quindi qui questo verso non dice che i bellissimi orecchini penzolano dalle orecchie, ma dice che gli orecchini penzolano dalle bellissime orecchie. Perché? Perché come abbiamo detto nel verso prima, che Krishna è così bello che non sono le sue decorazioni che indossa, gli ornamenti a renderlo più bello, ma sono le sue bellissime orecchie che rendono belli questi orecchini. So, braja kapola means, braja means shining on his cheeks because the light on the ear reflects from the earrings and the earrings are moving and they make dancing glittering shapes on his cheeks.
E la luce che riflette su questi orecchini, quando loro dondolano, fanno dei bellissimi disegni di luce riflessa sul suo volto. Once Radharani met with Krishna and Krishna was very still. Un giorno Radharani si incontrò con Krishna e Krishna era molto fermo. And Radharani looked and she saw some lipstick on his cheek. E Radharani guardò e vide che c'era del rossetto sulla sua guancia. And she became indignant. E lei diventò indignata. And then Krishna moved. And then the lipstick on his cheek began to dance. And then she realized actually it was some red from a jewel on his earring. The light was shining and making red. And then when he moved, so it began to move around. E allora poi Krishna mosse la testa e Radharani vide come questo rossetto si muoveva e poi realizzò che era la luce che rifletteva su un gioiello che indossava sull'orecchino. Then she realized it was not another gopi's lipstick, it was the reflection. E allora poi realizzò che non era il rossetto di qualche altra gopi, ma era la luce riflessa del suo Then she was in a dilemma, she thought, did Krishna notice that I suddenly became upset or not? E lei era in un dilemma, ma Krishna ha notato che io mi sono arrabbiata all'improvviso o no? And then so she was in a state of doubt. Quindi era in quello stato di dubbio. So then she became somewhat shy, embarrassed. Allora poi si sentì un po' timida, imbarazzata. Oh, if Krishna thinks that I just became angry, thinking the reflection of his earring was some lipstick from another girl, then he is going to think that I am kind of No. You think that I will be mentally unstable? Se Krishna, se, e poi Radharani pensò, se Krishna ha notato che io mi sono arrabbiato perché pensavo che questa luce riflessa era del rossetto sulla sua guancia, allora poi Krishna penserà che io sono un po' mentalmente instabile. Just repeat what I say. Others can understand the jealous girlfriend syndrome. Altre possono comprendere la sindrome delle ragazze gelose. So then she thought, if Krishna thinks I'm so highly strong and so impetuous that I would become upset over this, then it will not be good. Se Krishna capirà che io sono così impetuosa che mi sono arrabbiata per una cosa del genere, poi non sarà buono per me. So I have to somehow save my face. Quindi devo salvare il mio volto da questo. Very deep psychology. So I have to save my face. Now I don't know whether he noticed or not, but just in case he did notice, it's probably better that I should just continue to be angry and make out as if I'm angry over something else to cover up the fact that I was angry over something that he would not be impressed that I was angry about. I know it's really, the women are complicated. Le donne sono complicate, allora quindi Radharani pensò, bene, se lui. Quindi adesso devo. She's in a dilemma. Did Krishna notice that I was so highly strong and volatile or not? Lei ha un dilemma, ma Krishna ha notato che io sono così volubile o no? Now, if he noticed that I became upset over this, then I will lose face, it will be embarrassing for me. Se lei nota che io mi sono arrabbiato per una cosa del genere, poi perderò la mia dignità perché capirà che sono stato un po' gelosa. So I have to save my face and I have to continue to be angry and make out that I'm angry over something else. Allora devo continuare a essere arrabbiata e far finta che io mi sono arrabbiata per qualcos'altro. Just to cover both possibilities, just in case he didn't notice. Per coprire la possibilità che forse lui abbia notato che mi sono arrabbiata. So, this is the example of vibrant Kapola. The earrings are swinging and making colors on Krishna's cheeks. Quindi i suoi orecchini dondolano e fanno questi riflessi di colore sulle sue guance. Subhagam suvilasahasam. And Krishna is smiling. Hasam is smiling. E Krishna sta sorridendo, asam. Suvilas. Oh, very gently and joyfully. In un modo molto elegante e molto felice. And it's Subhaga. It's so charming. Ed è così incantevole. So here is
The tarotamya, there are gradations of beauty. Qui ci sono delle graduazioni di amore, di in bellezza. A ascending order. E sono in un ordine crescente. So between the earrings and the cheeks, the earrings and the ear is more beautiful than the earring. Tra gli orecchini e le orecchie sono più belle degli orecchini, quindi sono descritte dopo. Between the ear and the cheeks and the earrings, the cheeks are more beautiful. E tra, quindi tra le orecchie e gli orecchini, le orecchie sono più belle. Tra gli orecchini, le orecchie e le guance sono but più belle. Most beautiful is Krishna's smile. Ma ancora più bello è il sorriso di Krishna. Krishna's smile is the emperor of sweetness. E il sorriso di Krishna è l'imperatore della dolcezza. Sitting on the throne of his face. Che siede sul trono del suo volto. Ruling over the empire of sweetness, which is his body. E governa sull'impero di dolcezza che è il suo corpo. So why is Krishna's smile more sweet and beautiful than his cheeks and his earrings? E perché il sorriso di Krishna è più bello delle sue guance, delle sue orecchie e degli orecchini? Because when he smiles, then the brightness of his teeth shines out. Perché quando lui sorride, poi la brillantezza dei suoi denti si brilla. And this is like if you have the nectar, if you want to make it more delicious, you should put some camphor in it. Allo stesso modo come se voi avete del nettare, per renderlo più delizioso mettete in questa bevanda della camphora. And that makes fragrance which is more beautiful and tastes more beautiful also. E quello fa una fragranza che è più bella e anche ha un sapore più bello. So the light of Krishna's smile is like the camphor making his smile more fragrant and more delicious. Quindi la luce del sorriso di Krishna che viene dai denti è ancora più, rende questo sorriso ancora più bello e più dolce. So his smile is more pure than the earrings. Quindi questo sorriso è più puro che gli orecchini. Because his lips are very soft and his smile is very mild, his smile is more soft than the earrings. Perché le sue labbra sono molto morbide e il suo sorriso è più morbido degli orecchini. And his smile is a little bit extra expanded because the gopis have given him some tambul and he's chewing tambul. And then he's smiling and the tambul in his mouth is expanding his smile a little bit more. E il suo sorriso è un pochettino extra espanso perché siccome lui mastica il tambul che gli hanno dato le gopi, siccome lui mastica questo tambul, il sorriso è un po' più accentuato, è un po' più largo. So when the gopis and the priyanamasakas, Krishna's very close friends, the cowherd boys, they see that face, it's like a Nitya Utsav, the ongoing festival. E quando le gopi e i priyanamasaka, i pastorelli più intimi di Krishna, vedono questo sorriso sulle labbra di Krishna, è come un Nitya Utsav, un festival eterno. Natatripur means they cannot be satisfied by it. E Natatripur significa non possono essere soddisfatti da questo. Because it's newer and newer every moment. Perché non possono essere mai soddisfatti di quel sorriso? Perché questo sorriso diventa sempre nuovo, nuovo, ogni momento è più bello. Milita milita mila vocha he, milik milana kibur, miliraska bara premaso, pratina paratafu. When Radha and Krishna meet, even when they are meeting together, they still want to meet because it's so fresh they feel as if they haven't met. Quando Radha e Krishna si incontrano, si sentono come se si volessero incontrare di nuovo mentre si stanno incontrando, perché questo amore, questa bellezza del loro incontro è sempre nuova, la loro bellezza è sempre nuova, quindi non sono mai sazi di questo. Oh, they look away and then look and they forget that they have met. Loro guardano un attimo dall'altra parte e quando si girano e si vedono un'altra volta si dimenticano che si sono appena incontrati e da tanto che stanno insieme. Even they play the whole night together, then in the morning, did we meet? Persino loro giocano tutta la notte insieme e poi nella mattina si guardano ma e provano che non hanno ancora per niente giocato. Rakigor, Kachikori, Rasakanti, Riti. It is just like there's one game called Chalpar, a gambling game. È come c'è un gioco chiamato Chalpar che è un gioco d'azzardo con dei dadi. It's like a Ludo in the West. È come it's a board like a cross like that. È come un Ludo. Cioè you have pieces, you have to move them around. Hai dei pezzi e li devi muovere intorno a una scacchiera. And you throw the dice
And the goal is to get your pieces into the center. E tu lanci i dadi e l'obiettivo è portare i pezzi al centro. But if someone else makes their piece land on your square, then they can take that piece. So it's not safe until it reaches the safe house. Ma se qualcuno con la sua pedina va nel posto dove c'è una tua pedina, allora te la può rubare. Quindi non sta al sicuro la pedina finché non va al centro della But for the piece to land in the safe house, you have to throw the exact number to land there. If it's more or less, you cannot go in and to be safe. Però per arrivare a questo luogo al centro della scacchiera devi fare l'esatto numero dei dadi, altrimenti poi va avanti e la supera. But once you get a piece or another piece or another piece into the safe house, now they're safe. So once one is there, then you get the others. Però quando una pedina entra in questo centro della scacchiera, poi lì sta al sicuro, quindi piano piano devi mandare tutte le tue pedine lì. These are the rules. Queste sono le regole. So no one will get their piece to the safe house and then throw their dice and then instead of moving the other pieces, get the piece in the safe house and take it out and start it going around again, because then it will have to go all the way around again. Quindi nessuno porterebbe la sua pedina nel luogo centrale e poi lancia i dadi, invece di muovere una delle pedine che ancora stanno non al sicuro, che possono essere mangiate, prende quella che già sta lì e in pratica che ha vinto e la sposta dall'altra. So packing goat means the piece. Packing goat means the piece which has become mature, it has arrived in the safe house. Quindi c'è questo nome in sanscrito, si indica la pedina che è arrivata all'obiettivo dove dovresti mandare tutte le pedine. And kachi means the not ripe, unripe. Invece quella kachi significa quella non matura, ovvero la pedina che sta so ancora. So that the kachi goat has to become paki goat. But this love is such that paki goat kachi kari, all the pieces that come in the safe place, then they become kachi again. The player moves them out. Quindi, then they have to start everything over again. Però questo amore è così alto che loro si distraggono e spostano la pedina che già è arrivata all'obiettivo. Quindi questo gioco non ha mai una fine, perché non riescono mai a vincere, perché per sbaglio muovono le altre pedine che già hanno vinto. That means this frame is such, if Radha Krishna meet, they will embrace, then the next moment they feel, oh, we did not embrace, so we have to embrace again. Significa che in pratica nel gioco dell'abbraccio di Radha e Krishna, quando loro si abbracciano, poi quando si staccano e si guardano, è tutto nuovo, è come se non si sono abbracciati per niente, e quindi allora si devono riabbracciare di nuovo. So it is ever fresh and it's impossible to come to the state of satisfaction. Okay, now we have enjoyed and completed the pastime. Quindi è sempre fresco e allora non si arriva, e allora non è possibile arrivare a quel punto in cui Radha e Krishna dicono ok, adesso abbiamo avuto i nostri passatempi, abbiamo giocato tutta la notte, adesso siamo soddisfatti. So here Shukadeva Goswami is saying that when the gopis and the Priyadama Sakas, they look at Krishna, then narascha naro narascha mudita kupita nimescha, they become angry with nimesh, that means the blinking of the eyes. When they look at Krishna, then because his beauty is increasing every moment, then when they blink, it interrupts the episode. And they become angry with nimesh, the blinking of the eyes. Quindi qui viene detto che quando le gopi vedono la Krishna e vedono come la sua bellezza cresce ogni istante di più, quando le loro palpebre si chiudono e per un istante interrompono il loro bere quella dolcezza, loro si arrabbiano e criticano le loro palpebre. So, here in Nimesh it can mean Lord Brahma, the demigod in charge of the secondary creation, because he has created eyes. Qui Nimesh può riferirsi al signore Brahma, che sarebbe il signore che fa la seconda creazione, una delle divinità vediche, perché lui è colui che crea questo corpo e quindi crea questa parte. But here Brahma is not directly mentioned, so Nimesh can refer to the one personality called King Nimi. Però qui Brahma, il nome Brahma non viene esplicitato in nessuna parte, quindi può riferirsi anche a un'altra personalità che è il re Nimi. So millions of years ago, in there was, you know, there's the Vaivasvata Manu, and his son is Ikshvaku, and his son was a king named Nimi. Milioni di anni fa il figlio di Ikshvaku si chiamava Nimi. Mentioned in chapter 4 of Bhagavad Gita. E viene menzionato nel capitolo 4 della Bhagavad Gita. Manu Ikshvaku Vipraha. So this king, he had a guru named Vasishtha Rishi. Questo re aveva un guru chiamato Vasishtha Rishi. He wanted, and the king wanted to do a big sacrifice.
E il re voleva fare un grande sacrificio. Lasting for hundreds of years. Che fosse durato centinaia di anni. So he said, "Oh Gurudev, can you please come and officiate as the priest in this sacrifice?" E quindi disse, "Oh Shila Gurudeva, per favore puoi venire e prendere parte in questo sacrificio come prete che lo dirige." So in the heavenly planets, the demigods, they don't blink. Nei pianeti celesti gli dei non chiudono le palpebre. And also human beings at that time they did not blink. E anche gli esseri umani a quel tempo non chiudevano le palpebre. So what happened? Milioni di anni fa. Quindi che è successo dopo? Vishishtha Rishi said, "Actually, I'll help you in your sacrifice, but I've already committed to help Indra perform a sacrifice. So I'll finish that sacrifice. When that's finished, I'll come and perform your sacrifice." E il suo guru gli rispose, "Sì, ok, ti aiuterò, però siccome ho già promesso a Indra che aiuterò anche lui a fare un sacrificio, poi quando sarà finito quello verrò e ti aiuterò al tuo." So, Vishishtha Rishi went away, but that sacrifice for Indra was lasting a very long time. E allora Vishishtha Rishi andò via, ma quel sacrificio di Indra stava durando troppo tempo. So King Nimi Maharaj, he could not wait. So he called another Rishi, Gautam Rishi, and began a sacrifice under his guidance. Ma il re Nimi Maharaj non poteva aspettare così tanto tempo, allora decise di chiamare un altro Rishi, Gautam Rishi, e iniziò il sacrificio sotto la sua guida. So when Vishishtha Rishi, after hundreds of years, finished the sacrifice of Indra, he came to see his disciple Nini and saw that he'd already started the sacrifice without his permission, under the guidance of someone else. Quindi quando Vishishtha Rishi, il guru di Nimi Maharaj, tornò dal sacrificio di Indra, vide che lui aveva già iniziato il sacrificio sotto la guida di un altro guru. So he became angry and he cursed him. "You should become Bideha without a body." Quindi lui diventò arrabbiato e gli diede una maledizione. "Tu dovrai diventare Bideha, senza un corpo." So then he came out from his body. E allora lui uscì dal suo corpo. And the brahmanas, they continued and they finished the sacrifice, and at the end of the sacrifice all the demigods came. E allora i brahmana finirono il sacrificio e alla fine del sacrificio tutti i dei apparsero. So they prayed to the devatas on behalf of Nimi Maharaj. "Oh Maharaj, Nimi has nowhere to stay now because he is Videha without a body. So please give him a benediction." E allora tutti i presenti pregarono alle divinità che apparsero e gli dissero, "Ma adesso il re Nimi Maharaj è senza un corpo, per favore aiutaci, fallo tornare." So then the gods, the devatas said, "We bless him, we'll give him a place he can live on the eyelids of all the human beings." Allora gli dei lo benedirono, gli dissero, "Ok, gli daremo un posto dove lui può abitare sulle palpebre di tutti gli esseri umani." So now you know why you blink. Because the devatas gave Nimi Maharaj the place on your eyes and he makes you blink. Adesso sapete perché chiudiamo le palpebre, perché gli dei diedero questo luogo a Nimi Maharaj e lui ci fa chiudere le palpebre. So everyone in Vedic culture knows this history. Quindi tutti nella cultura vedica sanno questa storia. So Shukadeva Goswami is saying, when the Priyanamasakas and the gopis, they see Krishna, how beautiful is his face, and more beautiful his smile, which is the emperor of all sweetness. Then the eyes blink, and then they give a curse to know that Nimi is very bad. Quindi ora Sukadeva Goswami spiega questo verso, dice, quando le gopi stanno assaporando la dolcezza di Krishna attraverso i loro occhi, poi quando si chiudono le palpebre loro si devono fermare per un istante il bere di questo nettare della bellezza di Krishna e iniziano a criticare quel re Nimi Maharaj. So this intolerance, being unable to tolerate the blinking of the eyes, is a symptom of a level of praying called Ruddha Mahabhav. Questa incapacità di tollerare il chiudersi delle palpebre è il sintomo di un tipo di amore chiamato Ruddha Mahabhav. Asanna janita nimesha sahana sanna janita ridbilolanam kalpashanatva khinatvam tatsokepya ati shankaya. Rupa Goswami gives all the symptoms of this high level of love. E Rupa Goswami ci dà tutti i sintomi di questo alto tipo di amore. Which begins with the inability to tolerate the blinking of the eyes because it makes separation from Krishna. Il primo sintomo è l'incapacità di tollerare la chiusura delle palpebre perché provoca della separazione dalla bellezza di Krishna. And if someone has this love, then asana janita ridvilolanam means if you come near someone with that love, then their love affects your heart and churns your heart.
E se qualcuno ha quel tipo di amore, se tu vai vicino a una persona, a questa persona, il loro amore ti ha dell'effetto su di te e inizia a mescolare il tuo cuore. Oh, one moment in separation seems like thousands of years. Un momento in separazione da Krishna per quella persona sembra come lungo come migliaia di anni. And even when gopis serve Krishna fully and please him fully and he is completely happy, they begin to wither away and become emaciated out of the anxiety that maybe he's not fully happy. E persino quando le gopi servono Krishna e vedono che Krishna è contento, loro iniziano a avere ansietà perché pensano che forse lui non è completamente felice di questo servizio. So these are some of the symptoms of Ruddha Mahabhava. Questi sono alcuni dei sintomi del Ruddha Mahabhava. It's only in the gopis. E è solo presente nelle gopi di Vrindavana. But a little touch of Ruddha Mahabhava comes in those very close coward boys, the Priyanamasakas. So that's why they are mentioned here. They also cannot tolerate the blinking of their eyes. Però quel tipo di amore ha un po' effetto anche su quei Priyanamasaka, ovvero quegli amici di Krishna molto intimi a lui, e perché anche loro quindi non tollerano il chiudersi delle palpebre quando vedono il loro amico Krishna. Then another verse of Srimad Bhagavatam appeared on the lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which is exclusively about the Braja Gopis. Poi è apparso un altro verso dello Srimad Bhagavatam sulle labbra di loto di Chaitanya Mahaprabhu che parla esclusivamente delle gopi di Vrindavana. Was experiencing that during the Rasa Lila, Krishna had been dancing with the gopis, but he suddenly disappeared. Chaitanya Mahaprabhu stava facendo esperienza di come Krishna durante il Rasa Lila stava danzando con tutte le gopi, ma poi all'improvviso scomparve. After searching for him everywhere, e dopo averlo cercato ovunque, and finding Radharani, e aver trovato Radharani, Radhika and all the gopis came on the bank of the Yamuna. Poi Radhika insieme a tutte le gopi andarono sulle rive dello Yamuna in piena notte. And they began to sing their hearts out. E iniziarono a cantare in confidenza ciò che provavano nel loro cuore. To persuade Krishna to return to them. Per persuadere Krishna a ritornare da loro. So they said, Atati yat bhavan ani kananam. The meaning is, oh Krishna, when we are in separation from you, we suffer. And when we meet with you, we also suffer. So whether we meet you or we're separated, we suffer all the time, we're so unlucky. Oh Krishna, noi quando sentiamo separazione da te, soffriamo. E quando ci incontriamo con te, anche soffriamo. Quindi soffriamo sempre, noi siamo così sfortunate. Why? Perché? Atati yad bhavan ani kanana. Ani means during the day, when you go kananam into the forest to take the cows to graze. Ani significa durante il giorno, quando tu, Krishna, vai nella foresta e porti al pascolo le mucche. Then, truti yugayate tomapasatam. When we don't see you, then one truti seems like a yuga, a whole millennium. Quando non ti vediamo, un truti sembra come uno yuga, un intero millennio. So, Kali Yuga is 432,000 years. But the previous age when Krishna was here, then the yuga was 4,320,000. Il Kali Yuga dura 432.000 anni, ma l'epoca precedente, quando Krishna era qui, era 4,320,000. Era 4,330,000. And the previous age, it's double that. And then the previous age is double that, and the previous age is double that. So the whole day of Brahma becomes
No, scusate, allora il Kali Yuga sono 432.000 e l'epoca precedente a questa era durata il doppio di questa e quella precedente il doppio di quella, quindi in tutto quattro epoche da quella in cui siamo ora, quattro epoche sono 4.320.000 anni. So, a yuga doesn't specialize with yuga, but anyway, yuga is thousands of years. Quindi uno yuga sono comunque migliaia di anni. Now, gopis are saying, in separation from you, one truti becomes like thousands of years. E adesso le gopi dicono un truti in separazione da te diventa come migliaia di anni. So then the question is, what is a truti? Allora la domanda è cos'è un truti? In the Srimad Bhagavatam there's a complete breakdown of time, right down to the movements of atoms. Nello Srimad Bhagavatam c'è un completo rompersi del tempo fino a il tempo che è all'interno dell'atomo. So the truti is a measurement of time approximately equal to 1/1700th of a second. So divide 1 second into 1700 parts, one of them is a truti. Un truti in pratica sarebbe una misura di tempo che sarebbe 1700 parti, una su 1700 parti di un secondo. So gopis are saying, when you go out into the forest during the day, then we will stay in the village, we are separated from you for about 8 hours. So for the other Brijabasis, that 8 hours is like 3 months. But for us, one truti is like a yuga. That means we experience separation for 1,700 yugas per second of separation. E ora le gopi dicono, quando tu vai a portare le mucche al pascolo e noi non possiamo vederti, per gli altri Brajabasi, quelle 8 ore in cui porti le mucche al pascolo per loro sono come 300 anni, perché anche loro provano separazione da te. Però per noi solamente ogni secondo sono come 1700 yuga, quindi per 1000 anni. So we are so almost at the point of death, waiting for you to return. Quindi noi siamo quasi al punto di lasciare il corpo aspettando che tu torni. Kutila kuntalam shimukantite jaro dikshitam pakshmakritisham. And finally, after billions and billions of yugas, when you come back to the village with your friends and the cows in the evening, we're so eager to see you. E poi finalmente, quando dopo questi milioni e milioni di yuga, tu torni dal pascolo, noi siamo così felici di rivederti. And we want to see you, but the problem is, because you have been playing and your hair, which was tied on top of your head, became undone and there's so many curls falling over your face. E noi vorremmo tanto vederti, ma siccome tu sei andato a giocare con i tuoi amici, adesso hai i capelli che ti coprono il volto. So you have a pagri, some cloth tied around your head. Quindi hai preso il vestito. Like a turban. Quindi hai preso il vestito e hai fatto come un turbante per non farti cadere. And you are very kind. We were trying to look at you and you very kindly, with your little finger, you take some curls and tuck them in your turban. Like drawing a curtain. E noi vogliamo vederti. So that you can see your face. E noi vogliamo vederti. E tu molto gentilmente prendi i tuoi capelli e te li metti con un dito dentro al turbante per mostrare il tuo volto a noi. And then we can finally see your face. E in questo modo è come se aprissi un sipario e noi finalmente possiamo vedere il tuo volto. But then what happens? The eyelids come down, blinking. Ma dopo che succede che le palpebre si chiudono? Now the question comes, how long does a blink last for? Adesso arriva la domanda, quanto è lungo il chiudimento di una palpebra? So the duration of a blink is called a nimesh. Quindi un battito di ciglia, la durata di un battito di ciglia si chiama nimesh. So there are 900 trutis in one nimesh. Ci sono 900 truti in un nimesh. So 1 second is 1700 trutis. So 900 those trutis, that's the exact duration of a blink. Quindi in un secondo ci sono 1700 truti e 900 truti sono la durata di un battito di ciglia. So when gopis eyes blink, that means oh no, separation for another 900 yugas. Quindi quando le gopi hanno un battito di ciglia, questo per loro significa altri 900 yuga in separazione da Krishna, per come provano loro il tempo quando non vedono Krishna. Then gopis say jado dikshitam pakshmakritisham, that Brahma who made us with the eyelids, he's jug, he's ignorant, foolish and stupid. E quindi le gopi dicono, quel signore Brahma che ci ha creato con queste palpebre è ignorante e ignorant,
Foolish, stupid. Sciocco e stupido. Jagni is actually insentient. Significa Jagni in realtà. Like having no sense whatsoever, like a piece of dead. Jagni in realtà significa insensiente, ovvero una persona che non ha proprio senso come un pezzo di terra. Now look, Brahma has four heads, he's the most intelligent person in the universe. Però adesso Brahma ha quattro teste, lui è la persona più intelligente dell'universo. And the village girls who are very religious, they're always very respectful for the to the demigods. E le ragazze di villaggio come le gopi, in realtà per la loro natura loro di solito sono so the fact that they can say oh Brahma you are jag sono molto you are, have no sense whatsoever is the indicates how deep their love is. Loro in realtà di fatto sono molto molto rispettose agli dei, quindi il fatto che loro criticano in questo modo Brahma, che dice che lui è una persona senza senso, significa che loro sono diventate pazze dovuto a questo amore per Krishna. You don't know how to create the universe. E gli dicono tu non sai proprio come creare l'universo. First of all, you only gave us two eyes. Prima di tutto ci hai dato solo due occhi. If you were rasic, you would have given us thousands of eyes to see Krishna. Se tu fossi stato rasico ci avresti dato migliaia di occhi per vedere Krishna. But you only gave two. Ma ce ne hai dati solo due. And then you put these eyelids that keep interrupting for 900 yugas. E poi ci hai fatto questi occhi che continuano a battere le ciglia e lasciandoci senza vedere Krishna per 900 yuga. So how did Brahmaji create the universe? E come ha creato l'universo Brahma? He heard a sound, tappa. Lui ha sentito un suono, tappa. So he did austerities for thousands of years. E dopo aver sentito quel suono dal nulla ha fatto austerità per migliaia di anni. Create. E ha ottenuto il potere di creare. So usually the rishis who do tapa, even if they're devotees, at most they're in shantarasa, so they're not really rasic. Quindi di solito i devoti che fanno austerità, anche cioè le persone che fanno austerità, anche se dovesse capitare che sono dei devoti, comunque sono in shantarasa, ovvero la relazione neutrale. But those who are always doing hard austerities with the angry face, they don't understand this softness and sweetness of romance. Quindi non sono molto rasici. E poi le persone che fanno delle tremende austerità per tanti anni, loro hanno una faccia così molto dura, non capiscono nulla del romanticismo. So Gopi say, oh Lord Brahma, he did so many austerities, he does not know about love, he's not rasic. Quindi le gopi dicono, il signore Brahma ha fatto così tante austerità, non sa nulla sull'amore, non è rasico. And that's why he's created gopis with eyelids. E per questo ha creato le gopi con le palpebre. But he should learn from us how to create properly. Lui dovrebbe imparare da noi come creare in maniera propria. So Jadavu Dikshitam Pakshmakrit Dishan Pakshmakrit means the person who made the Pakshma, the eyelids, is Jad. Quindi la persona che ha creato queste palpebre è un Jad, una persona senza senso. But in Sanskrit here, Shri Mukam Chattei. After E, if then A comes in the next word, it is there's elision and it's dropped. Elision means the letter disappears. Però quando finisce con A dopo la E c'è un'illisione, ovvero scompare quella lettera. That's called Lord. That Lord Shiva destroys that letter. Ovvero e questo si dice che il signore Shiva distrugge quella lettera. So because the previous word is Tei, this word Jad, which means senseless, can mean Ajad, not senseless, but very intelligent. Quindi siccome c'è questa parola Jad, c'è la lettera quella lettera prima, quindi può essere anche che c'è stata eliminata quella A, quindi invece di Jad significa Ajad, ovvero una persona che al contrario non è senza senso, insensiente, ma è molto intelligente. So Pakshmakrit can mean who makes the eyelids, but Krit can also mean one who cuts. E Krit può essere uno che fa le palpebre, ma anche uno che taglia. So then another meaning comes from the verse Ajad Udikshatam Pakshmakrit Disan, the gopis say a really intelligent person would know how to cut off their eyelids so they can look at Krishna all the time without them. Quindi questo verso può essere anche interpretato che le gopi dicono una persona molto intelligente saprebbe come tagliare le nostre palpebre così che noi potremmo vedere Krishna in continuazione. So in this way Sri Chaitanya Mahaprabhu is describing the sweetness of Krishna and how it's relished by the gopis of Vrindavan. In questo modo Sri Chaitanya Mahaprabhu descrive la dolcezza di Krishna e come viene assaporata dalle gopi di Vrindavan. Now he said, oh, Sanatan, listen to this. E adesso disse, oh Sanatan, ascolta questo. See, Krishna of Vrindavan is identical with the mantra known as Kam Gayatri. Il Sri Krishna di Vrindavana è identico al mantra chiamato Kam Gayatri. Kam Gayatri has 24 and a half syllables.
Il Kamgayatri ha 24 sillabe e mezzo. And it is non different to the Swarup of Sri Krishna in Vrindavan himself. E non è differente dalla forma spirituale di Krishna a Vrindavana stesso. Who makes calm the spiritual lust, or that is pure love, but it appears to be like lust. It fills the world with that spiritual calm. Colui che riempie il mondo di questo amore spirituale. So this mantra has 24 and a half syllables. Questo mantra ha 24 sillabe e mezzo. So each syllable is one moon. E ogni sillaba è una luna. So Krishna's face is the king of moons. Il volto di Krishna è il re delle lune. And he is ruling over the kingdom of his subjects. That means 10 moons of his fingernails and 10 moons of his toenails. E lui regna sul regna sull'impero delle 10 lune che sono le sue unghie delle mani e 10 lune che sono le sue unghie dei piedi. When he plays his flute, then these moons are dancing and these moons are also dancing. E quando lui suona il flauto, queste lune danzano e anche quelle altre lune danzano. So 10, 20, 21. Quindi 21. His two cheeks, kapola, yasyanam, makarkundar, charukana, brajat, kapola. His two cheeks, 22, 23. Le due guance, 23, 22, 23. He has a dot of sandalwood paste on his forehead, 24. E poi ha un cerchio di pasta di sandalo sulla sua fronte. And his forehead itself, which is round, but only is a half moon. E poi la sua fronte, che è rotonda, però è una semi luna, quindi 24 e mezzo. So the 24 and a half syllables of the Kam Gayatri, which awakens the mood of Braj Gopis, is non different from this Swarup of Sri Krishna with 24 and a half moons. Quindi le 24 sillabe e mezzo del Kam Gayatri sono, non sono differenti dalle 24 lune e mezzo del corpo di Krishna. E questo Kam Gayatri risveglia l'amore delle gopi. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, he is describing the sweetness of this form of Krishna. Chaitanya Mahaprabhu descrive la dolcezza della forma di Krishna. Previously, when he'd been traveling in South India, he discovered a book called Krishna Karanamrita by Srila Bilvamangal Thakur. E lui scoprì un libro chiamato Krishna Karanamrita, scritto da Srila Bilvamangal Thakur mentre lui viaggiava per l'India. Each verse of this Krishna Karanamrita can be seen from three different directions. E ogni verso di questo Krishna Karanamrita può essere visto da tre direzioni. One meaning is Bilvamangal Thakur himself is seeing the beauty of Krishna and expressing it. Uno dei significati è che Bilvamangal Thakur vede lui stesso la bellezza di Krishna e la esprime. The second meaning of each verse is Radharani is talking. Il secondo significato di ogni verso è che Radharani gli parla. And the third meaning of each verse is that the dasis, the manjaris, the maidservants of Radharani. Il terzo significato di ogni verso è che le manjari, le servitrici di Radharani, parlano questi versi. So here is the verse. It's very easy to learn. Questo verso è molto facile da imparare. Maduram, maduram, vapurvasya vibhor. Maduram, maduram, vadanam, maduram. Madugandhi mridu smitameita daho. Maduram, 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 maduram. So, in this verse, first, Bilvamangal Thakur, in his trance, he saw the beautiful body of Krishna. So he said, Maduram, maduram, vapur asya vibhor. Oh, Krishna's body is maduram, maduram, sweet, sweet. Quindi in questo verso Srila Bilvamangal Thakur prima vede la bellezza del corpo di Krishna e dice wow, lui è dolce e dolce. But then
He saw the face of Krishna. Ma poi vide il volto di Krishna. And he raised his index finger. He said, Madhuram, Madhuram, Padanam, Madhuram. His face is not Madhuram, Madhuram. His face is Madhuram, Madhuram, Madhuram. E poi alzò il dito indice e disse, ma il suo volto non è dolce, dolce. Il suo volto è dolce, dolce, dolce. Yes. Because he cannot express, so he just added an extra Madhuram to this. Non era in grado di esprimere, allora ha semplicemente aggiunto una parola di dolce. And then Krishna smiled. E poi Krishna sorrise. And then he became overwhelmed in ecstasy. He said, Madhu Gandhim Ridusmitametara. Oh! The smile of Krishna, which is a Madhu Gandhi, which has a very sweet fragrance also. E poi lui fu riempito di estasi nel vedere il sorriso di Krishna e disse, oh, il sorriso di Krishna che è pieno di una fragranza. It is Madhuram, 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 Madhuram. È dolce, 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 dolce. So that means that each one is more beautiful than the other. His body is Madhuram, Madhuram. He says his Madhuram, 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 Madhuram. And then when he smiles, Madhuram, 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 Madhuram. Quindi ognuna delle cose era più dolce di quella di prima. Il suo corpo era dolce, dolce. E il suo volto era dolce, dolce, dolce. Ma quando ho visto il sorriso... Dolce, 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 dolce. So this was Bhavamanga Thakur's realization. Queste erano le realizzazioni di Bhavamanga Thakur. But Radharani, she experiences this even more. Ma Radharani fa esperienza di questo ancora di più. Because Radharani, she is very close to Krishna. Perché Radharani è molto vicina a Krishna. So when they are embracing in the loving pastime and he smiles, then she can smell the fragrance of his smile. Quindi quando loro si abbracciano e Krishna sorride, lei da quella vicinanza può sentire il profumo del sorriso di Krishna. And also the maidservants of Radharani, who from a hidden place are watching what they're doing. E poi ci sono le servitrici di Radharani che loro da un posto nascosto guardano cosa succede. They also understand what is the fragrance of Krishna's smile. Loro anche possono comprendere qual è la fragranza del sorriso di Krishna. Because Srila Rupa Goswami has said, Pramadamadana Lila Aramba Sambhava Kabhyam Pramodita Hridayabhyam He Hanta Brindavanesho Kimahamiyayuvapyam Panalilam Kapyam Chasakamupariste Sarumadvikapurnam. Radha Krishna met in the forest in a beautiful kunj and they sat down together. Perché Srila Rupa Goswami descrisse come Radha e Krishna si incontrarono in una foresta e si sedettero insieme. They're very eager to play together in private. Loro sono molto bramosi di giocare insieme in privato. But to enhance their loving meeting, Rupa Manjari is bringing them something to drink. Ma per iniziare il loro incontro amoroso, Rupa Manjari gli porta qualcosa da bere. That is madhu, honey wine. Ovvero del madhu, del vino di miele. So first she brings a very beautiful golden goblet full of honey wine and places it before Radha Krishna. Quindi prima porta un bellissimo vaso pieno di vino di miele e lo mette davanti a Radha Krishna. See Krishna takes the honey wine and looks and Radharani's face is reflected in the honey wine and becomes intoxicated. Without drinking anything. E Krishna vede questa coppa di vino di miele e vede il riflesso del volto di Radharani su quel vino e è intossicato ancora prima di berlo. And then Krishna he takes still, but he pretends he's drinking. But he only takes a little bit. Radharani, you take some. E poi Krishna prende questo vino e fa un piccolo sorsetto, però fa finta di mandare giù più sorsi e poi lo passa a Radharani. So Radharani she does what Krishna does, but she's actually drinking. E poi Radharani fa quello che fa Krishna perché è leale, però beve quindi tanti sorsi perché Krishna aveva fatto finta di bere tanto. And Krishna he pretends to drink so much, but he just has a little. E poi Krishna pretende di bere tantissimo, ma invece fa solo un sorsettino. You should have more. E poi glielo dà Radharani, vai, bevi di più, bevi di più. And then Radharani, king, Radharani. Why are the trees running here and there? E poi Radharani dice, ma perché gli alberi corrono qui e lì?
Why is the earth moving? Perché la terra si muove? And she becomes completely intoxicated. So then when they come very close to each other, Krishna smiles, and this is Madhugandhi Mridu Smita Meita Daho. His smile is sweet because he's about to embrace Radharani, but also it's a Madhu Smita. His smile is sweet because there's the fragrance of honey wine coming from his mouth. E quindi poi Krishna si avvicina e sorride e sta per abbracciare Radharani, e lui sorride perché la sta per abbracciare, e anche il suo sorriso è pieno del profumo del vino di miele. So see, Krishna's sweetness is all gathered in his lips. La dolcezza di Krishna è tutta condensata sulle sue labbra. And then when he takes his flute and he puts his flute to his lips and begins to blow, then the whole sweetness of Krishna is goes into the akash in the flute, and is the entirety of Krishna's sweetness in the akash is a parinam transformed into the venu dwani, the venu nad, the sound of Krishna's flute, and it goes everywhere. E quando Krishna riunisce tutta la sua dolcezza sulle sue labbra, poi prende il flauto e soffia nel flauto, tutta questa sua dolcezza, la totalità della sua dolcezza entra nell'etere, nel flauto, e suonando il flauto espande questa dolcezza ovunque nell'aria. And from far away, the Braj Gopis hear Krishna calling on his flute. E da lontano le gopi sentono Krishna chiamarle con il suo flauto. So at one and the same time, all his sweetness is coming to them, but at the same time, that's like meeting, but at the same time they're in separation and not meeting. Quindi in quel momento tutta la dolcezza di Krishna arriva alle loro orecchie attraverso il suono del suo flauto, però allo stesso tempo, anche se arriva a loro tutta la sua dolcezza, loro provano separazione perché sono lontano da lui. So already even seeing Krishna, his sweetness increases the person's greed to taste his sweetness. La dolcezza di Krishna è tale che anche una gopi che lo guarda, nel momento in cui lo sta guardando, già fa esperienza della bramosia di vedere la sua dolcezza perché non è abbastanza. Earlier, Chaitanya Mahaprabhu had said, Gopa Vesha Venu Kara Navakesho Natabara. Natabara. What does Natabara mean? Dancer. Natabara means dancer. Best of dancers, yes. Natabara significa il migliore dei ballerini. But it also means that at the beginning of a drama, an actor comes on the stage dressed very beautifully to attract the mind of the audience and focus them before the main drama begins. That character is called the Natabara. Ma significa anche che nei teatri vedici, prima che inizia un teatro, viene una persona vestita molto bella e lui introduce il teatro, e questo viene chiamato, questo personaggio si chiama Natabara. So, in Natabara there are two words, Nata and Bara. Nella parola Natabara ci sono due parole, Nata e Bara. Nata means the actor on the stage. Nata significa l'attore sul palco. And the word Bara also means bridegroom. E Bara significa bridegroom. The husband. E Bara significa anche il marito. Now, that means that if you go to a theater and there's an actor on the stage, you know, they call this the fourth wall. Significa che se vai a teatro e c'è un attore sul palco, lo chiamano il quarto muro. There's an invisible wall between the audience and the actor on the stage that cannot be broken. C'è un muro. So in some dramas they break the fourth wall. It's one technique. But as a general rule, the audience is in one world and the actor is in another world, and so they're separated. C'è sempre un muro tra il palco e l'audienza, cioè e gli spettatori. C'è una tecnica che in pratica rompono questo muro, però di solito nelle opere teatrali c'è sempre questa distinzione tra il palco e il pubblico. So Nata is the inaccessible person. Che sono due realtà differenti, quindi Nata è la persona inaccessibile. So that indicates separation from Krishna, he is inaccessible. E questo indica la separazione da Krishna, che lui è inaccessibile. And Bara means bridegroom, so the bridegroom is accessible because you are united and you can be together. E Bara significa il marito, quindi il marito è accessibile perché come tuo marito voi potete stare insieme. So that Krishna is Natavara indicates that upon seeing him, then one experiences Sambhograsa, the mellow of meeting, and also the Vipralambaras. Even meeting with him, also the feelings of separation increase.
E Krishna è Natavara significa che quando ti incontri con lui allo stesso tempo c'è l'unione, ma allo stesso tempo c'è la separazione. It's like if you have a thirst, unquenchable thirst, and you drink, but the more you drink, the more thirsty you become. È come se tu hai una sete inquantificabile, che tu più bevi e più hai sete. So Krishna's beauty is like that. It in even seeing him doesn't satisfy one's greed, but the greed to see him increases. E Krishna ha una bellezza trascendentale tale che anche se una persona assapora questa bellezza, non è mai soddisfatto, ma vuole assaporarla sempre di più. Now there's one type of disease called Sannipat Rog. E c'è un tipo di malattia chiamata Sannipat Rog. And it's caused by having equal amount of Kapha, Pitta and Vayu, the three doshas of the body, when they're equal, then you go into a state of convulsions. E viene causato quando i tre dosha del corpo, Pitta, Pata e Vayu. Kapha, Pitta and Vayu. Kapha, Pitta e Vayu. E loro quando sono in uno stato di equilibrio, una persona ha delle convulsioni. And you have very high fever. E ha una febbre molto alta. And when the Sannipat Rog comes, then all attempts to make the fever go down make it worse. E quando viene questo tipo di squilibrio, tutti i tentativi di far scendere la febbre fanno solo peggio. The person is hot, so you smear cool sandalwood paste on them, but it makes them more hot. La persona è bollente, ma se tu metti su loro della pasta di sandalo che rinfresca, loro diventano ancora più bollenti. So when Radharani is burning in the heat of separation from Sri Krishna, she has Sannipat Rog, and the sakis try to cool her with sandalwood paste, but it immediately dries and becomes like dust and falls off. E quindi quando Radharani è in separazione da Krishna e diventa bollente e le sakhi provano a mettere su di lei della pasta di sandalo, ma si asciuga subito e cade come della polvere. Because it reminds her of the touch of Krishna and makes her separation increase. Perché questo tocco rinfrescante della pasta di sandalo le ricorda il tocco di Krishna e quindi siccome si ricorda di Krishna la sua separazione aumenta. The stems of lotus flowers are very cool, so they pick so many lotus stems and put them all over the body of Radharani, but they all dry up and wither up. Wither away. E gli steli dei fiori di loto sono molto freschi, allora tutte le sagi provano a prendere tutti questi steli di fiori di loto e li mettono sul suo corpo, ma loro dovuto al calore della sua separazione si seccano subito e evaporano. And the moonlight, which is usually very cooling, makes her feel more hot. Why? Because it reminds her of the night of Rasalila. E la luna che ha dei raggi molto rinfrescanti invece la accalda ancora di più perché le ricorda della luna che era durante la salita. So when this Sannipat Rog comes, all remedies fail. Quindi quando viene questo Sannipat Rog, tutti i rimedi falliscono. And it is accompanied by an intense thirst. Ed è accompagnato da una sete intensa. And the patient says, give me water, give me water. E il paziente dice dammi acqua, dammi acqua. But the doctor will stop the relatives, don't give any water, because if a person in Sannipat Rog has one drop of water, they will die. Ma il dottore li ferma, no, non dategli acqua, perché se una persona con questo Sannipat Rog prende una goccia d'acqua, lui morirà. Just as this Sannipat Rog comes from when the three doshas are in equal measure, so similarly, this Sannipat Rog comes in Radharani by the influence of three sweetnesses, Yasyana Namma Karakundala Charukana Bibraja Kapola Suvagam Suvalasahasam. The sweetness of Krishna's body, the sweetness of Krishna's face, and the sweetness of his smile put Radharani into the condition of convulsions of Sannipat Rog. E così come questo squilibrio del Sannipat Rog viene in una persona quando i tre dosha sono in equilibrio, allo stesso modo invece quest'altro Sannipat Rog che attacca Radharani viene quando questi tre dolcezze di Krishna, la dolcezza del suo corpo, del suo volto e del suo sorriso, quando Radharani prova separazione da queste tre dolcezze allo stesso tempo ha questa separazione così bollente. And Krishna is like an ocean of sweetness. But she cannot take one drop of that sweetness. E Krishna è come un oceano di dolcezza, ma lei non può prendere neanche una goccia di questa dolcezza. So Mapu said Durdaiva Vaidya. Durdaiva, that means misfortune, is like the cruel doctor who's saying, don't give one drop to the patient, don't give the patient one drop. So Radharani thinks, my Durdaiva, my bad luck.
is like a cruel doctor who won't give me one drop in my condition of Sanipat Rog. E come in questo Sanipat Rog, cioè il dottore sembra una persona crudele in quanto ti dice no, non potete dargli neanche una goccia d'acqua, allo stesso modo she says my cruel fate. My Durdaiva, my misfortune is like the cruel doctor who's holding back, say don't give one drop, don't give one drop. And which one? Don't give one drop of Krishna sweetness. Ah, e allo stesso modo Radharani dice il mio crudele destino è come quel dottore, non mi dà neanche una goccia di questa dolcezza di Krishna. So Radharani is in this condition of Sanipat Rog, in separation. E Radharani è in questa condizione di Sanipat Rog, separazione. And then Krishna takes his flute and all of his sweetness goes into, from his lips, goes into the akash of his flute and by Parinam, it becomes Venu Dhvani. E poi Krishna prende tutta la sua dolcezza e la mette nell'etere all'interno del suo flauto e diventa Venu Dhvani, Venu Nad, Venu Rava. These are all names for the sound of Krishna's flute. Che è il nome per indicare il suono del flauto di Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu is describing how this sound of Krishna's flute comes to the Braj Gopis. Quindi Chaitanya Mahaprabhu descrive come il suono del flauto di Krishna viene alle gopi di Vrindavan. He said, he's speaking in the mood of gopis. Mahaprabhu says, the vibration of Krishna's flute is very aggressive. E lui parla con il sentimento delle gopi e dice la vibrazione del flauto di Krishna è molto aggressiva. The gopis in Vedic culture, they don't have elastic. Le gopi nella cultura vedica non hanno gli elastici. So the undergarments, they're tied. You have to tie them to make them the right size, they're not stretchy. Quindi per mettersi i vestiti intimi, loro devono annodarli perché non hanno gli elastici. So the knots of the underclothing is called Nidibandhan. E questi nodi dei vestiti intimi viene chiamato in questo modo. So Mahaprabhu speaking in the mood of a gopi says, the sound of Krishna's flute is so aggressive that it begins to loosen the knots, my Nibbandhan, even in the presence of my husband. E dice il suono del flauto di Krishna è così aggressivo che inizia a slegare questo nodo anche davanti a mio marito. And I forget everything. E io dimentico tutto quanto. And by force it catches me and drags me out of my home into the forest. E mi prende a forza e mi trascina via dalla mia casa dentro la foresta. Speak of gopis, that sound of the flute goes and pierces the coverings of the universe and goes up to Vaikuntha. Why do you think Lakshmi Devi left Narayan? Because the sound of his flute went through the coverings of the universe. Cosa dire delle gopi? Questo suono del flauto. Lakshmi just gone. Questo suono del flauto di Krishna addirittura arriva al di là delle coperture dell'universo. Perché pensate che Lakshmi abbia abbandonato Narayana? Perché Krishna quando suonava il flauto, il suono del suo flauto è arrivato fino a Vaikuntha. So, if the power of the flute can have this effect on Narayana, what effect does it have on Brajagopis? E se il suono del flauto di Krishna può avere questo effetto su Lakshmi, quale effetto può avere sulle gopi di Vrindavan? Krishnam niriksha vanituttsava rupa shilam. Shutva chattadkvanita venu vivikta gitam devyo vimana gataya smaranu nasara vrasyat pasuna kabaramu muhu vinibhyah. Gopis have said that when Krishna plays his flute and smiles, his beauty and the sound of his flute is like a festival of joy for all women in the whole universe. Le gopi dissero che quando Krishna suona il suo flauto e sorride, la dolcezza del suono del suo flauto e del suo sorriso è come un festival che it's a festival of joy for all women in the universe. È un festival di gioia per tutte le donne di tutto l'universo. And the devatas, the demigods and demigoddesses are flying in their flower airplanes in the sky. E gli dei e le dee loro volano sui loro sui loro aerei dai cieli. And the demigoddesses, they're sitting with their husbands. E le dee siedono con i loro mariti. And brashat prasuna means the flowers fall from their hair. E i capelli cadono dai loro, e i fiori cadono dai loro capelli. The meaning is, if a heroine, if a woman, she has her hair in a long braid, and then she can put flowers in the braid because it's very tight. Il significato è che una donna può farsi una treccia e all'interno della treccia mettere dei fiori per decorarla perché la treccia è molto stretta. But if she becomes aroused, then the tightness of the hairstyle will start to come loose. Aroused? No. The calm.
desire is coming. Ma se il desiderio viene in lei, poi questa treccia può iniziare a slegarsi. So then the flowers will fall out. E poi questi fiori cadranno. So Gopis are saying, when Krishna plays the flute, it's so beautiful that even the wives of the demigoddesses, they become afflicted with desire and the flowers fall from their hair from the sky. E le gopi dicono che il suono del flauto di Krishna è così bello che persino le dee che sono sopra gli aeroplani nel cielo sono afflitte da questo desiderio e cade dalle loro trecce, si sciolgono e cadono questi fiori. And they become bewildered and then nimibandan starts to the knots in their underwear begin to slip off. E loro diventano confuse e i nodi dei loro vestiti intimi iniziano a sciogliersi. So Krishna, gopis are saying, Mahaprabhu is in the mood of gopis and saying, oh, this flute of Krishna is very aggressive and it brings us into the forest to meet with him for Rasalila. Quindi Mahaprabhu è nel sentimento delle gopi e dice il suono di questo flauto di Krishna è molto aggressivo e ci trascina nella foresta per iniziare Rasalila. The sound of Krishna's flute is like a bird. E Mahaprabhu disse il suono del flauto di Krishna è come un uccello. And just like a bird flies through the sky and then makes a nest in a tree, the sound of Krishna's flute flies through the sky and goes in the ear of gopis and makes a nest there and stays there, won't leave. E così come un uccello vola nel cielo e si siede su un ramo e fa un nido lì, il suono del flauto di Krishna vola nel cielo, entra nell'orecchio di una gopi e fa un nido lì. Significa che quel suono del flauto non, e la gopi non se lo dimentica mai. So now the family members of these young newly married gopis, they think, oh, what happened? She became mad. E adesso i familiari, i membri della famiglia di queste gopi pensano, ma cosa le è successo? È diventata matta. When we talk to her, she doesn't give a reply. Quando noi le parliamo non ci risponde. Mahaprabhu said, why? She cannot hear anything, just the sound of Krishna's flute. She cannot hear her husband or the mother-in-law, anyone talking. E Mahaprabhu spiega perché, perché loro ormai hanno in testa solo il flauto di Krishna e non riescono, non possono neanche sentire i loro mariti, le suocere e tutti gli altri. So when someone talks, the gopis give no reply, and when no one's talking, they're replying. E allora quando nessuno parla a loro, loro non rispondono, e quando nessuno le dice niente, loro rispondono. Ah, what does it mean? Cosa significa? They're having a sporty of Krishna in the flute, and they're talking to him, and when everyone thinks no one's listening, oh, our daughter-in-law became mad. E significa che loro hanno avuto una visione di Krishna e stanno parlando a lui e tutti i loro membri della famiglia non capiscono cosa sta accadendo e pensano che sono impazziti. So just as Mahaprabhu was experiencing all of this, then he slowly came back to external consciousness and saw that he was sitting on the Manikarnikara Ghat in Varanasi. E mentre Mahaprabhu stava parlando e descrivendo tutto questo, poi piano piano tornò alla coscienza esterna e si rese conto di essere a Manikarnikara Ghat a Varanasi. And then he apologized to Sanatana Goswami. E poi si scusò a Sanatana Goswami. He said, actually, I have not said any what I was intending to tell you. E disse, in realtà non ho detto quello che avevo intenzione di dirti. You see, because after saying the verses glorifying Krishna's opulences and Lord Brahma and everything, then when Mahaprabhu saw the opulences, then the sweetness awakened in his heart. And he said, Yan Matili Lopaikasva Yoga. That's when Mahaprabhu became distracted and just got lost in the ocean of sweetness from that point in the conversation. Che lui, noi abbiamo visto come Srila Chaitanya Mahaprabhu stava parlando di Brahma e dell'opulenza di Krishna e di tutte queste cose opulente, e mentre parlava dell'opulenza di Krishna, mentre la descriveva, ebbe una visione della sua dolcezza che nacque da lì e insorse, e in quel momento quando disse un verso lui perse conoscenza e iniziò a entrare in estasi. So Mahaprabhu said, I did not intend to speak any of these things, but I became mad. E Mahaprabhu disse, io non avevo intenzione di parlare tutte queste cose, ma sono impazzito. And he said, oh Sanatan, Krishna has given so much mercy to you, because through me he has revealed these things to you. E poi it was not my intention, Krishna made it happen, the Harikatha came out by itself, by Krishna's mercy. E poi disse a Srila Sanatana Goswami, oh Sanatan, tu sei molto fortunato, perché attraverso questa cosa Krishna ti ha rivelato tutte queste cose. Non era mia intenzione parlarlo, ma la Harikatha è apparso, si è manifestato da sé.
So Mahaprabhu said, I became mad and I spoke one thing instead of another because I got carried away in the waves of Krishna's sweetness. Quindi Mahaprabhu disse, sono diventato matto e ho parlato una cosa piuttosto che un'altra perché sono diventato matto all'interno di queste onde dell'amore per Krishna che sono alzate dalla sua dolcezza. So then Chaitanya Mahaprabhu, he tried to compose himself. E poi Chaitanya Mahaprabhu tentò di ricomporsi. He's trying to give some serious instructions. Perché stava cercando di dare delle istruzioni serie. So he said, all right, O Sanatan, what I've told, this is called Sambandha, Sambandha Gyana. E allora disse, va bene Sanatan, allora questo che ti ho appena detto, questo si chiama Sambandha, Sambandha Gyana. This is relationship. Ovvero la relazione. Raganuga Bhakti, understand? Raganuga Bhakti, la relazione con Dio. Said, so now I'll explain. First Sambandha, I have now explained, now I'll explain Abhidheya. Quindi adesso ti ho spiegato la nostra Sambandha e adesso ti spiegherò Abhidheya. See, previously he said, Veda shaste kohe Sambandha Abhidheya prayojan, Krishna, Krishna, Bhakti, Prema, Tena Mahadhan. There are three great treasures and all the Vedas are explaining Sambandha Abhidheya and Prayojan. Prima Chaitanya Mahaprabhu disse questo verso che ci sono tre grandi tesori e tutte le scritture vediche spiegano questi tre tesori, Sambandha, Abhidheya e Prayojana. So in summary we can say the Sambandha is Krishna, we are related to Krishna, and the Abhidheya, the process is Krishna Bhakti, and the Prayojana, the goal is Prema. Quindi noi possiamo dire, riassumendo, che la Sambandha, il nostro contesto, la nostra relazione è Krishna e Abhidheya, il nostro processo è la Bhakti, la devozione a Lui e il nostro obiettivo è l'amore puro per Lui. So, this is the general description. Questa è la generale descrizione di questi tre termini. So here Mahaprabhu has a manifest the Visheshbhak Sambandha, specific relationship, specific kind of love. E quindi qui Chaitanya Mahaprabhu però ha manifestato non il tipo di Sambandha generale ma quello specifico, ovvero il tipo di amore per Krishna specifico o speciale. So first he's explained Sambandha, what is our relation with Krishna and how that is established by Kam Bija and Kam Gayatri. E quindi prima ha spiegato la nostra Sambandha, la nostra relazione con Krishna e come essa viene affermata nel cuore attraverso il Kam Gayatri e il Kam Bija. Which is given by the Diksha Guru. Che viene dato dal Diksha Guru. And then now he said, now I will tell you about Abhidheya, the process. E disse, adesso proseguirò nel parlarti dell'Abhidheya, il processo. So we'll hear about that tomorrow. Quindi ascolteremo di quello domani. Prema